cabeça do recluso, o mundo de fora estava parado esperando ele. Né? E aí, hoje em dia, em que nós somos reclusos, todos nós, o que nos salva é essa bola de cristal. Né? No fundo, é essa, porque nós também é o que nos salva. A gente fica pensando que, em algum momento, a gente vai voltar às nossas vidas normais, né? Normalmente, as vidas que tínhamos antes. E a gente fica guardando isso, né, esse sonho, dentro dessa bola de cristal que não sabemos, né, se vai se quebrar. Obrigada Silvio, grazie Silvio. Molto brevemente riassumo quello che ci ha detto, davvero un'immagine di un poeta, e occorre dire solo questo. In Lioz, il marmo di Lioz è il rivestimento del carcere in cui svolgeva la funzione di guardia carceraria Silvio quando era militare. E in questa prigione militare lui ha avuto la sensazione che non si possa guardare la detenzione senza sentirla sulla propria pelle. Allora si è ricordato di questa immagine, di questa palla di cristallo di cui parla nella sua poesia, che non era nient'altro che una palla di cristallo nella sua memoria che aveva sua nonna in casa, una nonna morta di Covid qualche mese fa. E questa palla di cristallo conteneva dentro l'immagine di una città, no? E allora lui si è ricordato di questa immagine per la sua poesia, ed è proprio questa città chiusa dentro la palla, che è proprio questa palla di cristallo, l'immagine che hanno i detenuti, cioè che il mondo sia rinchiuso in una palla a cui loro non hanno accesso. Questa immagine è molto molto bella. Ringrazio tantissimo i colleghi di Portoghese, ringrazio tantissimo il collega e poeta Silvio Alves che sta con noi e che sin dall'inizio è con noi, e passo la parola, orgogliosissima la nostra preside, e passo la parola a questo punto ai colleghi di Spagnolo. E per lo spagnolo abbiamo, no scusatemi, ho sbagliato, ho saltato il russo, ahimè, e per il russo introducono e leggono Angela Doria, Laura Quaresima, Chiara Schiavi e Irene Rosati Valdambrini, tutte studentesse magistrali della FIT. Il lavoro di coordinamento è stato svolto dal professore Emilio Mari. Buongiorno professoressa. Allora, Angela Doria non è riuscita ad entrare perché ha avuto dei problemi, quindi non so se posso iniziare io. Assolutamente sì, grazie a tutte voi naturalmente. Grazie a lei. Allora, Anna Akhmatova, la poetessa russa per eccellenza, sperimentò gli orrori delle grandi purghe in una modalità forse persino più feroce di Mandelstam. Se quest'ultimo fu vittima egli stesso dello stalinismo, l'Akhmatova fu condannata invece a una lunga esistenza segnata dalla perdita di suo marito, Nikolai Gumilyov, fucilato nel 1921 dall'Armata Rossa e dalla reclusione di suo figlio Liev, imprigionato per la sola colpa di essere figlio di un controrivoluzionario. All'esperienza vissuta dall'Akhmatova nei mesi di prigionia di Liev Gumilyov è dedicato il poema Requiem, di cui leggerò ora un frammento significativo. Allora. Увадили тебя на развете, за тобой, как на вина сошла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплила. На губах твои холод и конки, смерти под на челе, не забыть. Буду я, как стрелекси жонки, под кремлевскими башнями быть. 17 месяцев кричу, зову тебя домой, кидалась в ноги палачу, мой сын и ужас мой. Все перепуталось навеки, и мне не разобраться. Теперь кто зверь, кто человек, и долго казни ждать. И только пышные цветы, и звон кадильни, и следи, куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит. И скорой гибелью грозит огромная звезда. Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму, как тебе, сынок, в тюрьму. Ночи бели глядели, как они опыться глядят. Ястребыним жарким окон, о твоем кресте высоком и о смерти говорят. Ti hanno portato via dall'alba. Io ti venivo dietro, come a un funerale. Nella stanza buia i bambini piangevano, sull'altarino il cero sgocciolava. Sulle tue labbra il freddo dell'icona, il sudore mortale sulla fronte, non si scorda. Come le mogli degli strelizi ululerò sotto le torri del Cremlino. 17 mesi che grido, ti chiamo a casa, mi gettava ai piedi del boia. Figlio mio e mio terrore, tutto si è confuso per sempre e non riesco a capire ora chi sia belva e chi uomo e se a lungo attenderò l'esecuzione. E solo fiori polverosi e il tintinnio del turibolo e le tracce chissà dove nel nulla e diritto negli occhi mi fissa e una prossima morte minaccia l'enorme stella. Lievi volano le settimane, quel che è stato non capisco, come ti guardavano figlio, le notti bianche, in carcere, come se di nuovo guardano con occhi ardenti di sparviero, e della tua alta croce e della morte parlano. Grazie mille, passo la parola alla mia collega Irene Valdambrini. Grazie. Prego Irene. Buongiorno, grazie mille. Alexander Sergeevich Pushkin è il più grande poeta russo del XIX secolo, è il fondatore della lingua e della letteratura russa moderna. La poesia che oggi leggerò si intitola Il prigioniero, Usnik in russo. Fu composta nel 1822, periodo durante il quale Pushkin si trovava in esilio nel sud dell'impero zarista, esilio causato in realtà dalle sue frequentazioni con il gruppo di rivoluzionari che poi 3 anni dopo avrebbero organizzato la rivolta decabrista. Questa lirica è un'ode alla libertà, la quale si incarna nella poesia in vari elementi e simboli: l'acqua, il mare, l'aquila e il vento. All'epoca il componimento pushkiniano fu recepito come un inno alla liberazione dalla servitù della gleba e la sua popolarità fra le classi inferiori portò anche ad una serie di rielaborazioni folcloriche in canzone. Узник. Сижу за решеткой, в темнице сырой, скормленный в неволе, орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумало дно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвит хочет, давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я. Il prigioniero. Siedo nella prigione dietro la grata, giovane aquila nel selvaggio allevata. La mia triste compagna batte senza tregua le ali e becca la sanguinante preda. Becca e getta e guarda dalla finestra, quasi pensasse, una cosa sola resta. Il suo sguardo chiama e sembra che un grido dia e voglia dire: voliamo via, voliamo via. Siamo liberi uccelli, fratello, è ora di andare. Là dove azzurreggiano i paesi sul mare, là dietro le nubi, dove è il monte natio, là dove volano soltanto il vento ed io. Grazie mille, adesso lascio la parola alla mia collega Chiara. Grazie Irene, vai Chiara, prego. Salve, grazie a tutti. La poesia, con la poesia che sto per leggere di Asip Mandelstam, passiamo in epoca sovietica. Siamo nel 1933, agli albori del grande terrore russo, di cui lo stesso Mandelstam sarebbe stato vittima solo 5 anni dopo. Questa lirica presenta già quelli che sono gli elementi che avrebbero condotto il poeta al suo triste destino. Difatti, tra tutte le poesie, tra tutte le opere sovietiche scritte negli anni 30, probabilmente è quella in cui
l'attacco al potere, l'attacco alla figura del dittatore, che poi lo stesso Mandelstam chiama Montanaro del Cremlino, si fa più evidente, più diretto e più violento. Non a caso lo stesso Boris Pasternak, amico nonché contemporaneo del poeta, intravide in tale componimento una consapevole autocondanna a morte. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на поле разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как червы жирны, и злова, как пудовые гири верны. Таракани змеются гласища, и сияют его гольнища. А вокруг него сброд танкащих вождей. Он играет услугами палу людей. Кто выстит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычит. Как подкову дарит за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казан у него, то малина, и широкая дробь осетина. Viviamo senza più fiutare sotto di noi il paese. A 10 passi le nostre voci sono già belle sperse. E dovunque ci sia spazio per una conversazioncina, eccoli ad evocarti il montanaro del Cremlino. Le sue tozze dita come vermi sono grasse, e sono esatte le sue parole come i pesi d'un ginnasta. Se la ridono i suoi occhiacci da blatta, e i suoi gambali scoccano neri lampi. Ha intorno una marmaglia di gerarchi dal collo sottile, i servigi di mezzi uomini lo mandano invisibilio, chi zirla, chi miagola, chi fa il piagnucolone, lui solo mazzapicchia e rifila spintoni. Come ferri di cavallo, decreti su decreti egli appioppa, all'inguine, in fronte, a un sopracciglio, in un occhio. Ogni esecuzione con lui è una lieta, cuccagna d'un ampio torace di osseta. Grazie ancora per questa iniziativa. Grazie tantissime a voi, grazie Chiara, grazie Irene, e grazie a Laura e anche ad Angela che non si è potuta collegare ma ha partecipato con molto entusiasmo alla preparazione. E a questo punto passo la parola ai colleghi di Spagnolo e introduce il professor Italo Cosentino. Leggono Maria Beatrice Baldi, Luisa Loreti e Marco Riscica e Dalila Ruggeri, tutti studenti magistrali FIT. I lavori sono stati coordinati dal professor Italo Cosentino e dalla professoressa Alessia Ruggeri, che vedo tutti qui e che ringrazio tantissimo. Andiamo nei paesi di lingua spagnola. Grazie Maria Serena e grazie a tutti i ragazzi che si sono offerti di partecipare con noi a questa giornata, con la collega Alessia Ruggeri. Abbiamo scelto un percorso sull'esilio, quindi l'essere chiusi fuori, non chiusi dentro, ma chiusi fuori. E per questo percorso, cerco di ridurre al minimo la nostra presentazione, abbiamo scelto un testo di Paolo Neruda. Non ci eravamo messi d'accordo con i colleghi di Russo, ma loro hanno chiuso con Stalin. Neruda nel 1953 vince il premio Stalin e va in esilio proprio perché è comunista, quando il presidente del Cile, Gabriel González Videla, espelle i comunisti dal governo e li mette fuori legge. Poi proseguiremo con Bine di Concha Mende. Concha Mende è una poetessa spagnola
che compone questo poema quando è in esilio a L'Avana nel 1939. È un altro esilio, l'esilio dei repubblicani spagnoli durante la dittatura del generalissimo Franco. E infine chiudiamo con un poema della poetessa uruguaiana Cristina Peri Rossi, che è la poetessa dell'esilio, perché lascia l'Uruguay durante la dittatura militare degli anni 70 e va in esilio in Spagna, ma in Spagna anche trova una dittatura e da lì, con varie peripezie, grazie all'aiuto dello scrittore argentino Julio Cortázar, riesce ad arrivare a Parigi. E l'opera poetica di Cristina Peri Rossi si muove attorno alla solitudine e al vuoto che causa l'esilio, a quest'essere chiusi fuori. Chiudo sottolineando, visto quello che aveva detto anche il presidente del consiglio d'amministrazione sui traduttori, che anche in omaggio all'anima della nostra facoltà, la poesia della poetessa Cristina Peri Rossi è stata tradotta dal nostro Marco, che la legge oggi in originale e nella sua traduzione. E lascio la parola ai nostri studenti, senza rubare altro spazio, ringraziando di nuovo anche Alessia, con cui abbiamo collaborato per la prima volta in questa occasione. Salve a tutti. Exilio. Entre castillos de piedra cansada, calles de Praga bella, sonrisas y abedules siberianos, capri, fuego en el mar, aroma de romero amargo, y el último, el amor, el esencial amor se unió a mi vida, en la paz generosa. Mientras tanto, entre una mano y otra mano amiga, se iba cavando un agujero oscuro en la piedra de mi alma, y allí mi patria ardía, llamándome, esperándome, incitándome a ser, a preservar, a padecer. El destierro es redondo, un círculo, un anillo, le dan vuelta a tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra. Te despierta la luz y no es tu luz. La noche llega, faltan tus estrellas, hayas hermanos, pero no es tu sangre. Eres como un fantasma avergonzado de no amar más que a los que tanto te aman. Y aún es tan extraño que te falten las hostiles espinas de tu patria, el ronco desamparo de tu pueblo, los asuntos amargos que te esperan y que te ladrarán desde la puerta. Pero con corazón irremediable recordé cada signo innecesario como si solo deliciosa miel se anidara en el árbol de mi tierra, y esperé en cada pájaro el más remoto trino, el que me despertó desde la infancia bajo la luz mojada. Me pareció mejor la tierra pobre de mi país, el cráter, las arenas, el rostro mineral de los desiertos, que la copa de luz que me brindaron. Me sentí solo en el jardín, perdido. Fui un rústico enemigo de la estatua, de lo que muchos siglos decidieron entre abejas de plata y simetría. Destierros. La distancia se hace espesa. Respiramos el aire por la herida. Vivir es un precepto obligatorio. Así es de injusta el alma sin raíces. Rechaza la belleza que le ofrecen. Busca su desdichado territorio. Y solo allí, el martirio o el sosiego. E do la parola alla mia collega Dalila. Buongiorno a tutti. Esilio. Tra castelli di pietra stanca, strade di Praga bella, sorrisi e betulle siberiane, capri, fuoco sul mare, aroma di rosmarino amaro e l'ultimo, l'amore, l'essenziale amore che si unì alla mia vita, nella pace generosa. Frattanto, tra una mano amica e un'altra, s'andava scavando un buco oscuro nella pietra della mia anima, e lì ardeva la mia patria, chiamandomi, attendendomi, incitandomi ad essere, a preservare, a soffrire. L'esilio è rotondo, un cerchio, un anello, i tuoi piedi lo girano, attraversi la terra, non è la tua terra, ti sveglia la luce e non è la tua luce, la notte giunge, mancano le tue stelle, trovi fratelli, ma non è il tuo sangue. Sei come un fantasma che si vergogna di non amar di più quelli che t'amano tanto. E ancora è così strano che ti manchino le spine ostili della tua patria, il roco abbandono del tuo popolo,
le amare cose che ti attendono e che ti latreranno dalla porta. Ma con cuore irrimediabile ricordai ogni piccolo segno, come se solo miele delizioso s'annidasse nell'albero della mia terra, e in ogni uccello attesi il gorgheggio più remoto, quello che mi svegliò dall'infanzia sotto la luce bagnata. La povera terra del mio paese, il cratere, le arene, il volto minerale dei deserti, tutto mi sembrò migliore della coppa di luce che mi offrirono. Mi sentì solo nel giardino, sperduto. Fui un rustico nemico della statua, di ciò che molti secoli decisero trapi d'argento e simmetria, esili. La distanza si fa densa, respiriamo l'aria dalla ferita. Vivere è un precetto obbligatorio. Tanto è ingiusta l'anima senza radici. Rifiuta la bellezza che le offrono, cerca il suo sventurato territorio, e solo lì il martirio o la calma. Buongiorno a tutti. Vine con il desio de querer a las gentes, y me anido secando mi raíz generosa. Entre turbias laguna, bogar veo a la vida. Deja estelas de fango al pasar cada cosa. Y hablo así, yo que he sido vencedor en mi mundo, porque pude vencerme y vencer a deseo. Pero no me he querido engañar inventándome una imagen equívoca. Me forjé en cuanto veo. No despierta una hora que no traiga consigo en un sordo silencio una queja enganchada. Tiene el alma un oído que la escucha y la siente y recibe esta queja con la pena doblada. Paso la parola alla mia collega Dalila. Venni con il desiderio di volere la gente e mi hanno essiccato la mia generosa radice. Tra torbide lagune vedo vogare la vita. Sì. Gannare, inventandomi un'immagine sbagliata. Mi sono formata in base a ciò che vedo. Non mi sveglio in un'ora che non porta con sé, in un sordo silenzio, una rimostranza agganciata. L'anima possiede un suono che l'ascolta e la sente e la riceve questa rimostranza con la pena piegata. Lo imprescindibile. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los gatos, no eran los paraísos en flor derramándose en las aceras, ni siquiera la luna grande, blanca, en las ventanas. No era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa. L'imprescindibile. Uno impara che l'imprescindibile non erano i libri, non erano i dischi, non erano i gatti, non erano i paradisi in fiore traboccanti sui marciapiedi, nemmeno la luna grande, bianca alle finestre, non era il mare che approda il dirompente sciabordio sulla riva, negli amici che ormai non si vedono, nelle strade dell'infanzia, né quel bar dove facevamo l'amore con lo sguardo. L'imprescindibile era un'altra cosa. Emozionante, direi davvero emozionante, va un grandissimo applauso a tutti voi di cuore. Sono emozionante, lo riferisco a tutte quante le lingue e complimenti a voi, a tutto il gruppo di spagnolo. E siamo all'ultima lingua e siamo quindi al tedesco. Invito i colleghi Andrea De Petris e Gianluca Paolucci a collegarsi, invito Antonella Petrone e Natascia Fera e Valentina De Vecchis e Giada Bilancioni. Vi ringrazio tantissimo, scusateci per l'attesa, siamo andati in ordine alfabetico, quindi il tedesco è stata l'ultima lingua, ma adesso vi chiedo di leggerci i vostri testi e di introdurceli. Grazie.
Come facciamo? Inizio io, andiamo in ordine cronologico perché abbiamo delle, abbiamo scelto delle poesie di, insomma, per dare una, un quadro abbastanza ampio della tematica col collega De Petris, però a questo punto inizierei io per dare, magari seguiamo un ordine cronologico, se tu Andrea sei d'accordo. Sì, va benissimo. Ok. E allora, io introdurrei, diciamo, ogni volta i componimenti. Per prima ho scelto un paio di liriche di Josef von Eichendorff che vengono letti da Natascha Fera, che è una studentessa laureanda in letteratura tedesca. E, Josef Freiherr von Eichendorff è uno degli autori più popolari del romanticismo tedesco. E il barone von Eichendorff nasce nel 1788 a Lubowitz, presso Ratibor, nella Slesia Superiore, oggi è la Polonia, nel castello della sua famiglia. Cresciuto secondo i costumi della nobiltà di campagna, Eichendorff riceve dalla sua infanzia e dalla prima giovinezza un'impronta indelebile. Al centro della sua produzione lirica vi sono costantemente le impressioni lasciate in lui dalla natura, dai panorami, dai boschi, dai castelli della Slesia. Eppure è presente nelle liriche di Eichendorff l'ombra della crisi, della malinconia, della precarietà. L'idillio in cui nasce e cresce Eichendorff si infrange ben presto per esperienze familiari e rivolgimenti epocali. Nel 1801, in seguito all'indebitamento progressivo e alle prime minacce di bancarotta finanziaria che gravano sulla sua famiglia, il castello paterno viene venduto. Nello stesso periodo le guerre napoleoniche segnano il crollo definitivo di quell'epoca nobiliare, che era in sintonia con una natura ancora incontaminata, a causa degli effetti dell'industrializzazione e dell'inurbanesimo. Il barone Josef von Eichendorff è uno dei nobili di campagna decaduti, al quale non riesce di conciliarsi con i nuovi ricchi e i nuovi valori borghesi, e cioè economia e profitto. Per questo motivo Eichendorff è ancora oggi il poeta del distacco, dell'esilio, della lontananza, dello Heimweh in tedesco, ovvero della nostalgia di casa, di quella patria perduta, Heimat in tedesco, che è sempre vagheggiata nelle sue liriche. Queste danno spesso espressione a sentimenti, a ben vedere attualissimi ancora oggi, di estraneità, di precarietà, di perdita delle radici e dell'identità. Come evidente già nel titolo, In der Fremde, ovvero in un paese straniero, delle due liriche che leggerà appunto Natascha Fera, laureanda in letteratura tedesca. Buongiorno. In der Fremde. Ich höre die Bächlein rauschen, im Walde, her und hin. Im Walde in dem Rauschen, ich weiß nicht, wo ich bin. Die Nachtigallen schlagen, hier, in der Einsamkeit, als wollten sie was sagen von der alten, schönen Zeit. Die Mondeschwimmer fliegen, als sehe ich unter mir, das Schloss im Teile liegen, und ist auch so weit von hier. Als muss sie in dem Garten, vor Rosen, weiß und rot, meine Liebste auf mich warten, und ist doch lange tot. In terra straniera. Ascolti i ruscelletti mormorare, qua e là nel bosco. Nel bosco, nel mormorio, io non so dove sono. Gli usignoli cantano, qui, nella solitudine, come se volessero dire qualcosa del bel tempo antico. Volano i bagliori lunari, come se vedessi sotto di me, nella valle, il castello. Tuttavia, è così lontano da qui. Come se nel giardino, pieno di rose bianche e rosse, dovesse aspettarmi l'amata. E invece è morta da tanto. Proseguo con la seconda poesia. In der Fremde. Aus der Heimat hinter den Blitzen rot. Da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot. Es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald. Ach, wie bald kommt die stille Zeit. Da ruhe ich auch. Und über mir rauscht die schöne Walde Einsamkeit. Und keiner kennt mich mehr hier. In un paese straniero. Dalla patria è rosso dietro il lampo. È da là che arrivano le nubi. Padre e madre sono morti da tempo. Là non mi conosce più nessuno. Ben presto viene l'ora del silenzio e anch'io presto riposo. Contro il blu, le vasolingue, il bosco, il suo fruscio. E qua nessuno mi conosce più.
Grazie mille, Natasha. Grazie. Una bellissima interpretazione, una bellissima lettura, molto sentita. E passiamo al secondo brano scelto, che leggerà Antonella Petrone. È un brano preso dal Faust di Goethe, comunque un dramma in Knittelvers, in rima, e in versi, appunto. Come sapete, Goethe è il massimo poeta tedesco e il Faust è il suo capolavoro. È la storia di uno studioso rinascimentale deciso a penetrare i segreti della natura, anche ricorrendo a scienze alternative, attraverso la magia. Antonella Petrone, appunto laureanda in letteratura tedesca, leggerà due brani dalla scena iniziale del dramma, in cui Faust è letteralmente imprigionato nel suo studio. Dubita dell'utilità della scienza e dell'erudizione e desidera immergersi in una sorta di abbraccio panico con la natura, tornando in contatto con il popolo, con la gente comune, con i suoi simili. Quella di Goethe è di certo una presa di posizione contro l'erudizione fredda, sterile, autoreferenziale, incapace di rispondere ai reali bisogni dei viventi. In questo senso Faust è uno scienziato sui generis, perché cerca il contatto con la vita, è profondamente affascinato da questa. Da una parte, da un punto di vista di storia della letteratura tedesca, il poema ha testimonianza dell'adesione del giovane Goethe alla poetica dello Sturm und Drang, che nel secondo Settecento proponeva un'alternativa a un illuminismo, un Aufklärung che si era ormai inaridito in un eccessivo razionalismo. Allo stesso tempo il Faust di Goethe può essere letto, ed è questa l'interpretazione corrente, come metafora della condizione dell'uomo moderno e occidentale, spinto dallo Streben, ovvero dall'anelito alla conoscenza e dal bisogno di superare continuamente i propri limiti. Il dramma di Goethe è, tuttavia, anche e soprattutto una denuncia delle contraddizioni insite in questa condizione, caratterizzata da un individualismo e un soggettivismo spesso estremi, esasperati, che nel dramma sono simboleggiati proprio dallo studio, prigione all'inizio. La scena di apertura del dramma allude a quel bisogno di alterità che coglie intensamente Faust nel momento in cui decide di evadere dalla sua prigione, per uscire fuori nel mondo, letteralmente verso spazi liberi, dice, perché comprende che soltanto il positivo confronto, senza riserve, con l'altro da sé, con i suoi simili, può renderlo compiutamente uomo. Lascio la parola a Antonella Petrone. Buongiorno a tutti, se mi vedete posso proseguire. O siehst du, voller Mondenschein, zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diese Pult herangewacht. Dann über Büchern und Papier, trübsiger Freund, erschienst du mir. Ah, könnt ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhlen mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer weben, vor allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Weh, steck ich in dem Kerker noch? Verfluchtes, dumpes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht. Beschränkt von dieser Bücherhauf, den Würmer nagen, staubbedeckt, denn bis ein höher Gewölbenhauf ein angeraugt Papier umsteckt. Mit Gläser, Büchsen rings umstellt, mit Instrumenten voll gepropft, wo Väter Hausrat reingestopft. Das ist deine Welt, das heißt deine Welt. Und fragst du noch, warum dein Herz sich bangt in deinem Buse klemmt, warum ein unerklärter Schmerz dir alle Lebensregung hemmt, statt der lebendigen Natur, da Gott die Menschen schuf hinein, umgibt im Rauch und Mörder nur dich, Tiergerib und tote Bein. Flieh auf in Haus ins weite Land. Segue la traduzione. Vedessi, luce piena della luna, per l'ultima volta la mia pena. Tu, che aspettavo fino a mezzanotte, tante volte, vegliando al mio leggio. Poi, apparivi con il volto mesto, amica, sui miei libri e sulle carte.
alla tua cara luce, ah, potessi andare sulle vette dei monti, librarmi con gli spiriti intorno alle caverne, vagare per i prati al tuo chiarore, strapparmi ai fumi spessi del sapere, rigenerarmi nella tua rugiada. Ah, sono ancora chiuso in questo carcere, maledetto buco ammuffito, dove la cara luce del cielo penetra fosca dei vetri dipinti. Soffocato da mucchi di libri, rosi dai vermi e coperti di polvere, sui quali incombe, su fino alla volta, una tappezzeria nera di fumo. Sconciato da ampolle e da lambicchi, zeppo di decrepiti strumenti accatastati dai progenitori. Questo è il tuo mondo, questo chiami un mondo. E ancora chiedi perché il tuo cuore ti si stringe pavido nel petto? Perché un dolore che non sai spiegare ti soffoca ogni fremito di vita? Non ti circonda la natura viva, dentro la quale Dio ha creato l'uomo, ma soltanto tra il fumo e la putredine, ossa di bestie e scheletri di morti. Fuggine via, via, nel vasto mondo. Questa è la prima parte. Ecco la seconda parte. Vom Eise befreit sich Strom und Becher durch das frühlingsholden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsblick. Der alte Winter in seinem Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur unmächtige Schauer körniges Heißes in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fällt's im Revier, sie nimmt geputzten Menschen dafür. Kehre dich um, von diesem Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen Fenstertor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfer Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus den Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht. Sie sind alle ans Licht gebracht. Sieh nu, sieh, wie behen sich die Menge durch die Gärten und Felden zerschlagt, wie der Fluss in Breit und Länge so manche lustige Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges ferne Fanden blicken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Segue la traduzione. Ecco, fiume ruscelli già liberi dal ghiaccio, al dolce sguardo della primavera che infonde vita. Lieta verdeggia la speranza nella valle. Spossato il vecchio inverno, si è appartato in monti inospitali e di lassù, fuggendo, scaglia solo il brivido impotente della grandine e arraffiche sul piano verdeggiante. Ma il sole non tollera più il bianco. Dappertutto si destano le forme, i desideri, su tutto vuole infondere la vita dei colori. E poiché i prati mancano di fiori, ci mette uomini vestiti a festa. Voltati, guarda indietro da queste alture verso la città. Dal vano cupo della porta esce un brulicare di gente variopinta. Oggi hanno tutti voglia di sole. Festeggiano la risurrezione del Signore, perché anche loro sono risorti. Dalle umide stanze in case basse, dai vicoli del mestiere degli affari, dall'oppressione dei tetti e dei comignoli, dal pigia-pigia delle strade anguste, dalla notte solenne delle chiese, eccoli, tutti escono alla luce. Guarda, guarda come rapida la folla si frantuma per campi e per giardini, come il fiume trascina in lungo e in largo tante allegre imbarcazioni, e come l'ultima, laggiù, si allontana stracarica fino ad affondare. Anche sulla montagna, dai viottoli lontani,
ci ammiccano vestiti colorati. Sento già il tumulto del villaggio. Il vero paradiso del popolo è qui, dove piccoli e grandi felici fanno festa. Qui io sono, qui posso essere uomo. Grazie molto Antonella per questa bellissima lettura. Grazie a voi. Veramente grazie. Grazie. E allora arriviamo agli ultimi due, brani di tutto l'incontro di oggi. Per questo abbiamo trovato due testi molto brevi di due autori contemporanei tra loro, ovvero Hannah Arendt e Hanzal. Scelti perché entrambi i testi si riferiscono a un'esperienza molto simile. In entrambi i casi si parla del figlio della fuga dalla Germania, dall'Europa, di due perseguitati durante gli anni del fascismo, della guerra, e però come sentirete, con un approccio e anche una prospettiva di. Nel caso di Hannah Arendt poi mi interessava molto portare un po' questo lato, penso, abbastanza meno conosciuto del filosofa della politica notissima, che però si dilettava anche di scrivere poesie di cui peraltro lei stessa non aveva una grande opinione, infatti non le pubblicava in vita. E questo brano, che non è anche facile se descriverlo come una vera e propria poesia, è un brano, un pensiero che Hannah Arendt dedica al suo amico Walter Benjamin, compagno di fuga in parte nel suo lungo percorso che vedrà fuggire dalla Germania passando per la Francia, dove finirà in parte anche in un campo di detenzione, per poi lasciare la Francia e riuscire poi attraverso la Spagna ad arrivare negli Stati Uniti. Stesso percorso proverà a farlo Walter Benjamin, quale però arrivato nei Pirenei, ai confini con l'inizio della Spagna, cercando anche lui una fuga, disperando di poterla trovare, sceglie la via più tragica del suicidio. E Hannah Arendt, a distanza di tempo, dedicherà questa breve poesia, questo pensiero, al suo amico fraterno. Nell'altro caso, Hanzal, lo stesso percorso di vita, diciamo, di ricerca della salvezza, anche lui tedesco, che ebreo, e anche di ispirazione marxista, che lascia la Germania, fugge in Francia, anche lì finisce, anche lui finirà nei campi di detenzione, e poi riuscirà a raggiungere Marsiglia, uno dei pochi porti dove durante la Seconda Guerra Mondiale ancora salpavano navi per gli Stati Uniti. Arriverà negli Stati Uniti e rimarrà di fatto fino quasi alla sua morte, per 56 anni, tornerà in Germania quasi soltanto ormai da anziano, per poi terminare la sua vita poco tempo dopo. E poi anche lui scrive una sua breve poesia che, come sentirete, però ha un approccio appunto molto diverso da quello invece di sofferenza di per la perdita scritto da Hannah Arendt per Walter Benjamin. Leggono le due poesie Giada Bilancioni, che ringrazio perché ha sacrificato parte della sua lezione di russo per essere con noi, e Valentina De Vecchis, che leggerà il brano di Hanzal. Prego. Buongiorno. Walter Benjamin. Einmal dämmert Abend wieder. Nacht fall nieder von den Sternen. Giada, si è tolto il microfono. Ok, scusate, rinizio da capo. Spero vada adesso. Walter Benjamin. Einmal dämmert Abend wieder. Nacht fall nieder von den Sternen. Liegen wir gestreckte Glieder in den Nähen, in den Fernen. Aus den Dunkelheiten tönen sanfte kleine Melodien. Lauschen wir uns zu entwöhnen, lockern endlich wir die Reihen. Ferne Stimmen, nachher Kummer. Jene Stimme jener Toten, die wir vorgeschickt als Boten, uns zu leiten in den Schlummer. Segue la traduzione. A Walter Benjamin. Si fa di nuovo sera. La notte cade dalle stelle. Sdraiati con le membra allungate, vicini, lontani. Dalle tenebre si ergevano piccole e soffici melodie. Ci ascoltiamo perdere le nostre abitudini.
finalmente allentiamo i nostri ranghi. Voci lontane, dolore vicino, quelle voci di morti che abbiamo inviato come messaggeri per condurci al riposo. Grazie, prego Valentina. Buongiorno a tutti. Da Via Cindy Letzten, Memo. Ein Mann, den manche Vorweiste hielten, erklärte, nach Auschwitz wäre kein Gedicht mehr möglich. Der weise Mann scheint keine hohe Meinung von Gedichten gehabt zu haben, als wären er Seelentröster für empfindsame Buchhalter oder bemälte Butchenscheiben, durch die man die Welt sieht. Wir glauben, dass Gedichte überhaupt erst jetzt wieder möglicher geworden sind, insofern nämlich als nur im Gedicht sich sagen lässt, was sonst jede Beschreibung spottet. Da noi siamo gli ultimi, Memorandum. Un uomo, che alcuni ritenevano saggio, dichiarò che dopo Auschwitz non fosse più possibile alcuna poesia. Sembra che delle poesie l'uomo saggio non abbia avuto alta considerazione, quasi che queste servissero a consolare l'anima di sensibili contabili o fossero vetri intarsiati attraverso i quali si guarda il mondo. Noi crediamo che le poesie siano ridiventate possibili ora più che mai, per la semplice ragione che solo in poesia si può esprimere ciò che altrimenti sarebbe superiore a ogni descrizione. Grazie, grazie, grazie a Giada, grazie a Valentina e ovviamente grazie. Ottima sia la lettura che l'interpretazione, grazie molte. Grazie, grazie a tutti voi, grazie per averci fatto sentire le sonorità di tutte le lingue. Sì, è vero, abbiamo fatto tardi, però io penso che tutti quanti abbiamo voluto fortemente condividere tutti questi testi, allora dai, perché no? Allunghiamo un po' i nostri tempi. Siamo arrivati alla fine di questo evento, io quindi rinnovo di cuore tutti i ringraziamenti che ho precedentemente fatto, nessuno escluso, e vi rivolgo un augurio che è anche un proposito per tutti noi, per me stessa per prima, cioè quello di leggere molta poesia ed entrare nelle contraddizioni che essa ci offre, perché come tutti i testi che abbiamo condiviso ci hanno insegnato, imparare a capire le poesie è una chiave per imparare a capire tutti gli esseri umani che ci circondano. Abbiamo visto che addirittura alcune poesie erano perfettamente in sintonia le une con le altre senza che fosse stato previsto in qualche modo. Quindi io vi dico arrivederci, spero che questo possa essere un buon inizio, sono stata felicissima del coinvolgimento degli studenti e buon lavoro a tutti, con il video che tra poco, che adesso condividerò, ci saluteremo con una bellissima poesia di Nazim Hikmet. Anzi, un'ultima cosa sì, la voglio dire, non mi prendo il merito di tutti i video che abbiamo condiviso, I video sono stati proposti tutti dalla professoressa Simonetta Bartolini, perciò io non ho nessun merito. Brava. Tra l'altro volevo solamente dire una cosa, se me lo permetti, Serena, ho visto che hanno partecipato 20 studenti. A questi studenti penso che valga la pena rilasciare un piccolo attestato di partecipazione a questo bel testo. Assolutamente sì, io infatti è opportuno. Okay, certo, io bene. Infatti adesso ho chiesto le mail di tutti quanti, di alcuni già ce l'ho, di altri chiedo ai colleghi di darmele, e assolutamente sì, un certificato e magari ecco, teniamoci in contatto. Sì. Mi è piaciuto e poi, sarebbe bello anche che ognuno di noi ti mandasse i testi che sono stati fatti, no, delle lingue, delle lingue, e vediamo un po' cosa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie. Buon inizio. Rimani ancora a fare un po' da raccordo su questo lavoro. Grazie. Buon inizio, grazie, buona fine di questo evento, ma buon inizio di tutti quelli che potranno succedervi. Thank you.
Complimenti. Grazie, complimenti. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci a tutti, complimenti, grazie. Bravi. Arrivederci, grazie a Maria Serena e Simonetta per l'organizzazione. Arrivederci, grazie della bellissima giornata. Grazie a voi tutti quanti. Mandatemi le mail se volete, mandatemi le mail. Chiunque voglia, non solo gli studenti che hanno letto e di cui non avevo le mail. Chiunque voglia continuare a lavorare sulla poesia sa dove trovarmi. Anzi, ve la scrivo io a voi qua, va? Aspetta. Io vi saluto, che fra un mezz'ora c'è un altro appuntamento. Ciao! Grazie di essere stata con noi fino alla fine, Maria Grazia. Ciao belle, arrivederci. Ciao a tutti e grazie. Arrivederci, grazie a voi. Ciao. Prof, scusi, ne approfitto per fare una domanda, ma dove verrà caricato la registrazione dell'evento? Guarda, adesso tu mi hai mandato, aspetta che non vedo ancora lo schermo e non so chi sta parlando. Valentina De Vecchis. Prof. Valentina, sì, grazie Valentina. Guarda, sarà pubblicato probabilmente sul sito dell'UNINT, però io questo lo devo chiedere agli uffici informatici e al massimo ci sarà dato, poi ci sarà trasmesso, quindi a chiunque lo voglia lo potremo anche trasmettere. Scusi professoressa, cosa diceva? Sì. Ho sentito solo parte di cosa. Grazie, diceva? Sì, grazie, cioè, voi siete sempre provvidenziali, cioè, apparite.